Buongiorno a tutti e bentornati come sempre qui con Luce Cartomante Carte Napoletane. Andiamo a fare la nostra stesura per il mese di gennaio, quindi vi faccio scegliere i vostri tre mazzetti, ricordandovi che ho pubblicato il video dove abbiamo parlato dei primi 6 mesi del 2021, quindi andatelo a vedere se ve lo siete perso. Allora, vado a posizionare i miei oggetti qui sulle carte, quindi potete scegliere quello che preferite in base alle carte o in base comunque all'oggetto. Abbiamo nel primo mazzetto la stellina rossa, nel secondo mazzetto la polverina verde e nel terzo i fiori con le rose bianche e azzurre. Ok, io poi mi andrò a preparare ancora le carte insieme a voi. Se non avete fatto ancora la vostra scelta, potete mettere in stop il video. Vi ricordo sempre che questo è un interattivo generale che può risuonare, ma anche no. Quindi dipende un po' dalla vostra situazione, perché siete in tantissimi che vedete naturalmente il video, quindi non può sostituire assolutamente un consulto personale, personalizzato. Ok? Allora, partiamo subito. Quindi, detto questo, andiamo a vedere il mese di gennaio per te che hai scelto la stellina rossa. Ok? Allora, andiamo a vedere il mese di gennaio. Mi sono scritta le mie solite domande, quindi saranno 5 domande. Andiamo a vedere quindi per il mese di gennaio quale sarà l'energia principale per i ragazzi che hanno scelto la rosa. Che hanno scelto la stella rossa è lunedì, eh? È lunedì, ok. Allora, vediamo per il mese di gennaio 2021, 2021, primo mese del 2021. Quali saranno le energie, quindi anche l'umore un po' in generale, per i ragazzi che hanno scelto la stella rossa? Vediamo un po' le energie o comunque l'umore per la stellina. Ok, molto decisi, devo dire, qua parlate con decisione, mi fanno vedere, parole decise. Vediamo un po'. Beh, è un'energia molto potente. Assolutamente sì. Quindi arrivano delle notizie, posso dire questo, quindi comunque questo mi fa capire che a livello di energia collettiva c'è qualcosa che si muove. Mi fanno ancora vedere comunque che c'è da aspettare qualcuno, poi bisogna valutare chi è questo qualcuno, però qua mi fanno vedere una figura maschile o comunque una figura che vi sta accanto, potrebbe essere in ambito lavorativo ma anche in ambito sentimentale, poi andremo a vedere. Che comunque è come se si dimostrasse un po' fermo, lento, e sì, arrivano delle notizie, delle cose che si muovono, però comunque questa figura mi fanno vedere che è un po' riservato, è ancora lì che fa i passettini piccoli. Questo potrebbe essere sia in campo sentimentale comunque che in campo lavorativo, ok? Però mi fa proprio vedere questa forza nel vostro pensiero, quindi che siete determinate a tutti i costi ad avere e ad ottenere questo miglioramento. Quindi mi facevano vedere anche proprio il dialogo con decisione, quindi non sarete lì tra virgolette succubi, non so che termine usare, ma qua parlerete anche proprio dei progetti, delle cose che volete realizzare, e questo vi porterà comunque ad avere delle prime notizie, dei primi risultati, anche se ripeto, c'è comunque questa figura accanto a voi, a cui voi state pensando, che è un pochino riservato. Ok, forse non sa bene che strada prendere, non vuole deludervi, non vuole fare il passo più lungo della gamba. Mi fanno vedere questa situazione qua. Comunque sarà un'energia generale di forza, decisione e qua comunque
anche con un cambiamento, perché qua siete proprio decise a partire in modo diverso rispetto comunque ai mesi passati. Mi fanno proprio vedere questo. Quindi un'energia forte, un'energia molto decisa, assolutamente. Allora, proseguiamo e andiamo a vedere adesso invece quali saranno gli eventi positivi che ti dovrai aspettare in questo mese di dicembre. Facciamo di gennaio, facciamo un po' come abbiamo fatto appunto il mese di dicembre. Facciamo uguale, però questo è il mese di gennaio 2021. Allora, vediamo quali eventi positivi ti dovrai aspettare. Vediamo un po' cosa ti accadrà di bello, quindi stellina rossa nel mese di gennaio 2021. Che cosa ti accadrà di bello? Vediamo quali saranno gli eventi positivi che ti toccheranno in questo mese di gennaio. Vediamo gli eventi positivi. Gli eventi positivi. Allora, qua mi fanno vedere che si parlerà per qualcuno di viaggi, si parlerà di spostamenti, ma questo potrebbe essere inerente alla situazione, ancora, diciamo, che stiamo vivendo in Italia, no? Quindi questo sarà un po', secondo me, anche qualcuno magari dovrà comunque traslocare o spostarsi. Mi fanno vedere comunque che si parlerà molto di questi spostamenti, di questi viaggi. Avevo detto nel mese di dicembre un qualcosa inerente al Natale, mi sembra. Ecco, che ci sarebbero state delle restrizioni. Infatti abbiamo visto che poi il video che avevo fatto a novembre per il mese di dicembre è stato poi così. Andatevelo a vedere. Qui si parlerà probabilmente di spostamenti, viaggi. Le cose belle che ti possono accadere in questo mese, io sinceramente qua ci vedo più una questione a livello economico rispetto ai sentimenti, quindi qua vedo una cosa più positiva inerente comunque al denaro, ma anche positiva nel senso che secondo me chiuderai dei rapporti d'amicizia che non erano più validi. Mi fanno vedere anche questo e comunque questo porterà sicuramente un giovamento nella tua vita, ok? Però le cose più positive qua mi fanno vedere assolutamente, vabbè, c'è molta passionalità, soprattutto a inizio mese, questo sì. Però secondo me verso la seconda parte del mese, quindi l'ultima parte di questo gennaio, ci sarà un'entrata economica, un momento di fortuna, un qualcosa inerente anche al lavoro, un cambiamento inerente al lavoro comunque positivo. Ok? Questa è la cosa più bella, diciamo, che mi fanno vedere inerente a questo mese di gennaio. Ci sono dei rapporti che comunque si chiudono, qua mi fanno vedere dei rapporti che comunque non andavano più bene, che potrebbero veramente giungere al termine, ma secondo me non sei tu che subisci la cosa, ma sei tu che la porti avanti, che la metti in atto, ok? C'è anche un cambiamento in te stessa, secondo me, quindi un iniziare a pensare magari in modo più forte, come abbiamo detto prima comunque. Qua mi fanno vedere un po' l'accantonare la parte emotiva. Quindi magari quella parte dolce, tenera, anche a volte debole, mi fanno vedere un accantonare questa parte tua e diventare più forte. Questo è già uscito nella prima domanda che abbiamo fatto. Quindi quale sarà l'energia principale per te? Mi fanno proprio vedere la decisione, la forza. Quindi di conseguenza l'evento positivo, oltre ai soldi, qua mi fanno vedere una forza anche di pensiero, un pensiero meno succube, meno debole, più maturo, più pronto all'azione, ok? Questo è. Allora, andiamo a vedere adesso a cosa devi prestare attenzione invece. Vediamo un po' per questo mese di gennaio.
Allora, vediamo un po' i nostri amici che hanno scelto la stella rossa. Mettiamola qui, che poi magari non capite, nel senso che scorrendo il video poi non si capisce. Allora, a cosa devono prestare attenzione? A cosa devono prestare attenzione i ragazzi che hanno scelto la stella rossa in questo mese di gennaio 2021? A cosa devono prestare attenzione? A chi o a cosa devono prestare attenzione i ragazzi che hanno scelto il primo mazzetto? A cosa devono prestare attenzione? Ta-da! Ta-da! C'è una figura femminile veramente estremamente una serpe. Vedete che mi è uscito proprio l'asso di spade. Cosa vi ricorda? Un serpente. Un po' una serpe. Vediamo un po'. Allora, allora, qui le persone che vedo sono due, nel senso, qui c'è una figura femminile che è un po' una serpe, quindi l'abbiamo già detto all'inizio, quindi è una persona che potrebbe anche proprio con la lingua essere pericolosa, nel senso che potrebbe spettegolare, mettere zizzania. È una persona, sapete, qua mi è uscita la donna di bastoni, quindi poi naturalmente ognuno di voi avrà la sua donna di bastoni nella situazione personale, perché poi naturalmente il video lo vedete, magari siete anche 10.000 e non è che può essere per tutti la stessa segno di fuoco, non è detto, ok? Quindi qua comunque cosa devi prestare attenzione? Mi fanno vedere questa donna che comunque è un po' gelosa, invidiosa, potrebbe mettere veramente della zizzania nel vostro rapporto, potrebbe parlare male di voi, anche solo a livello energetico comunque. Cercate in qualche modo di allontanarla dalla vostra vita, cercate di tenerla ben lontana e di non dargli neanche troppa energia a livello di pensiero, perché più gli date energia a livello di pensiero, e più le sue energie, tra virgolette, negative vi raggiungono. Ok? Quindi proprio chiudere. Allontanare e non pensarla più, mi fanno vedere questo, ok? Cioè, questo è il consiglio che vi do io, naturalmente. Poi, oltre a lei, comunque, mi fanno vedere una figura maschile che potrebbe essere qua, credo, un vostro. Potrebbe essere un partner, ma potrebbe anche magari essere un figlio o una figlia, perché io qua lo vedo come una figura maschile, però, naturalmente. Mi fanno vedere un po' una persona, non è che vi crea problemi questo personaggio, è solo che a livello emotivo lui lo vedo in un momento un po' di stress, un pochino confuso, stressato, non sa bene cosa fare. È anche una persona che secondo me potreste magari avere un po' distante o fare fatica a raggiungere. Sì. Mi fanno vedere queste due persone qua, quindi c'è una figura femminile, come abbiamo detto subito, è la prima che è uscita, quindi è la più, tra virgolette, sempre pericolosa. La seconda invece mi fanno vedere un'energia maschile che non è pericoloso, è una persona solo confusa, è una persona che magari in qualche momento di questo gennaio potrebbe, non so, vivere degli alti e bassi, vivere dei momenti dove lui è in confusione, di conseguenza di riflesso manda in confusione un pochino anche voi, ok? Vediamo se possiamo dire ancora altro qui. Diciamo che qua avete comunque la protezione da una figura femminile dall'alto, quindi è come se qua mi fanno proprio vedere
una donna che potrebbe essere una nonna, una mamma che comunque vi protegge da queste energie, soprattutto di questa qui, perché ripeto, lui non è negativo, cioè lui sta vivendo un momento, magari appunto gennaio, siamo ancora in questa fase qua, tutti quanti, comunque comporta stress, no? Questa fase, eccetera, eccetera, che stiamo vivendo. Quindi magari lui è in un momento un po' delicato a livello proprio emotivo, ok? Non è troppo tranquillo questo uomo qua. Non so per quale motivo, magari siete lontani, magari ha problemi di lavoro, però magari è anche semplicemente stressato appunto dalla situazione che stiamo vivendo tutti quanti, ok? Quindi mi fanno vedere però, pensate di chiudere, come vi ho consigliato all'inizio, con questa figura femminile ne nefasta, pensate di chiudere, di allontanarla dalla vostra vita e arriveranno comunque delle vibrazioni positive, anche dei segnali, state attenti, qua ci potrebbero essere delle piume, mi fanno vedere delle piume, o un qualcosa. Non lo so, delle farfalle, dei passerotti, dei volatili, mi fanno vedere un qualcosa, soprattutto piume, che vi segnalano la presenza di questa figura che potrebbe essere una nonnina, potrebbe essere comunque una figura femminile, una grande amica, una mamma. Mi fanno vedere lei, che è come dire, ti avvolge, diciamo, ti avvolge, ti manda delle vibrazioni positive e in questo modo contrasta anche quelle negative che arrivano da questa donna di bastoni. Ok? Questo è. Riguardo a lui, l'ho detto, è solo un po', diciamo, a cosa devi prestare attenzione. Qua ti dicono che devi prestare attenzione un po' all'umore, ecco, all'umore di questa figura maschile, che ripeto, potrebbe anche semplicemente essere un capo, è comunque un uomo accanto a te o intorno a te, che emotivamente magari è stressato, di conseguenza devi prestare attenzione a lui perché magari, ecco, non so, è un po' nervosetto, potrebbero lasciare discussioni, queste situazioni qua. Ok? Adesso abbiamo la domanda situazione economica. Beh, io direi che l'abbiamo già visto, però facciamola lo stesso. Allora, vediamo un po' la situazione economica per i ragazzi e le ragazze. Vabbè, nel mazzetto di prima comunque a cosa devo prestare attenzione? Mi è uscito un qualcosa inerente ai viaggi, quindi occhio, forse se non puoi muoverti, occhio, perché poi potrebbero arrivare multe, rogne, quindi mi facevano vedere un blocco per quel che riguarda gli spostamenti o dei problemi per quel che riguardava gli spostamenti, quindi scusate che non l'ho detto prima, mi è venuto in mente adesso, quindi erano tre le cose, la donna, serpe, quell'uomo a livello comunque emotivo abbastanza debole e nervoso e tre, occhio, se c'è un blocco o qualcosa inerente ai viaggi, a non sgarrare, ok? Allora, vediamo adesso, situazione economica. Allora, situazione economica per la, stellina. Vediamo un po' il mese di gennaio. Mazzetto 1 con la stella rossa. Vediamo come sarà la situazione economica di gennaio per chi ha scelto la stella rossa. Vediamo la situazione economica. La situazione economica per il mese di gennaio per chi ha scelto la stella rossa. Mi sa che c'entra qualcosa, vedete, quello che è uscito prima, l'uomo a cui devi prestare attenzione è uscito qua. Quindi c'entra un qualcosa con la situazione economica, quindi potrebbe essere un marito, qualcosa a livello economico che lo stressa, o lavorativo, o potrebbe proprio essere un collega di lavoro, un capo. Vediamo. Ok, c'è qua. Allora, qua probabilmente a livello lavorativo mi fanno vedere che potreste
sentirvi un pochino sole o non spalleggiate, ma questo a livello comunque di colleghi, ambiente, ok? Quindi mi fanno vedere un po' una delusione derivante dalla solitudine. Qualcuno sta aspettando delle notizie e queste notizie secondo me arriveranno, ma credo nella seconda parte di questo mese di gennaio. Qualcuno sta aspettando proprio un cambiamento, ok? Io ce lo vedo questo cambiamento, però secondo me è più verso la fine del mese. Eh sì, vedete? Dopo i 15 giorni del mese, e lo confermo, sì, è quello che abbiamo detto finora, mi hanno riconfermato, quindi comunque la situazione finanziaria non è male, nel senso che riconfermo quello che ho visto all'inizio, quindi nella prima domanda la carta dei soldi è in una posizione positiva, soprattutto tipo un momento di fortuna o comunque un qualcosa che entra a livello finanziario nella vostra vita, un qualcosa in più nella vostra vita, però secondo me è meglio la seconda parte del mese di gennaio. A livello invece di ambiente lavorativo mi fanno vedere un po' il sentirsi soli, quindi esempio, magari lavorate in casa oppure avete dei collaboratori che tanto collaboratori non sono, ok? Questa è un po' la situazione a livello lavorativo, economico. Andiamo a vedere invece ancora per l'amore, naturalmente, che siamo sempre molto interessate all'amore, ai sentimenti. Allora, vediamo un po' come andranno intanto le cose per chi è in coppia e poi facciamo una stesa piccolina anche per i single, giustamente. Ok? Allora, per la stella rossa, vediamo un po' in coppia come saranno le energie di questo gennaio per chi è in coppia. Come saranno le energie di gennaio? Come saranno le energie di gennaio? Per chi è in coppia, le energie di gennaio. È un ottimo mese, è un ottimo mese. Qua mi fanno vedere la leggerezza, quindi a parte mi fanno vedere la passionalità, passionalità a mille, veramente, a mille, a mille, a mille. Arrivano anche da voi proprio delle notizie positive, non so, magari dite al partner, andiamo a camminare, andiamo a farci una piccola camminata. Qui c'è proprio voglia di non so come dire, di vivere leggeri, di buttare, partire un po' questo mese di gennaio, in modo leggero, divertente se si può. Non so, mi fanno vedere fare un qualcosa insieme di bello, non so, magari anche semplicemente organizzare un pranzo, una cena in casa, lume di candela, c'è un qualcosa di bello, non vedo assolutamente una situazione dove ci sono dei problemi, dei litigi, anzi, mi fanno vedere passionalità, la felicità, il cercare di fare delle cose insieme belle, divertenti e leggere, ok? Bellissima questa stesa per le coppie, complimenti, veramente. Allora, andiamo a vedere per i single. Single, vediamo per i single il mese di gennaio. Vediamo un po' il mese di gennaio. Mese di gennaio. Mese di gennaio. Mese di gennaio 2021, prima variante per i single, cosa possiamo dire? Vediamo un po' per i single. Per le persone che non sono in coppia, quali saranno le energie?
Tutto sommato finite molto bene il mese. Il mese parte un po' a rallentatore. Il vostro pensiero mi fanno vedere un po' un pensiero sofferente, ecco, questa solitudine. Pensate di essere sole, siete un po' confuse per quel che riguarda il vostro domani, che ne sarà di me, tutte queste situazioni qua. Ecco, il vostro pensiero mi fanno vedere la confusione, anche se tante volte cercherete di mettere un po' un freno. Un bastone tra le ruote a questa confusione, giustamente, però vedo la partenza del mese, insomma, un po' così, un po' lenta, un po' confusa. Ok, magari siamo anche reduci dalle feste, chi lo sa, magari avete passato un po' le feste, un po' in solitudine, non so, però mi fanno vedere una fine del mese molto meglio, molto migliore. Allora, qua ci sono delle persone, qua mi fanno vedere una figura. Naturalmente, ripeto, è una stesa generica, quindi non andrò troppo nei particolari, ok? Qua mi fa vedere una figura, ma potrebbe essere uno, in teoria questo è uno, eh? Sì. Io credo che qua, voglio dire per quel che vedo, qua mi fa vedere un uomo che potrebbe appartenere ai segni di aria o ai segni di terra, potrebbe essere più grande di voi, potrebbe indossare una divisa per lavoro. Soprattutto vedo lui, ok? O potrebbe avere un lavoro proprio importante, essere ad esempio a capo di un'azienda, un direttore, eccetera, eccetera. Comunque vedo questa figura, maschile, ok? Per qualcuno sarà uno, per qualcuno saranno più persone, ripeto, sono stese generiche. Comunque mi fanno vedere questo uomo qui o questa donna, perché ripeto. Sono stese che sono valide sia per gli uomini che per le donne, queste naturalmente. Comunque arrivano degli inviti, arrivano delle proposte, magari di vedersi, di passare del tempo insieme, non so, di fare un pranzo assieme. Ecco, qua è una persona che naturalmente soprattutto e attratta dal vostro, come dire, attratta dalla fisicità. Ecco, mi fanno vedere un po' una persona che naturalmente qua non credo che abbia subito intenzione di partire, ad esempio pensando a una convivenza, eccetera, eccetera. Qui c'è un po' voglia di conoscersi meglio, mi fanno vedere questa situazione qui. Comunque non siete lì da sole senza nessuno che vi invita o vi cerca, no. Per qualche single qua, qualche situazione potrebbe concludersi, comunque ci vedo anche questo, quindi potrebbero anche sparire delle persone. Sempre nella seconda parte di questo gennaio mi fanno vedere questo, però terminate il mese molto bene perché avete vicino a voi comunque carte positive che mi fanno vedere proprio che rispetto a come siete partiti in questo mese di gennaio, quindi un pochino a rilento, vi vedo molto più alte, molto più decise, molto più briose anche, ecco, in questa fine di gennaio, quindi avete proprio anche la carta della felicità vicino a voi, del miglioramento, quindi siete pronte assolutamente ad andare avanti in modo più positivo, ok? Questo è un po'. Sì, questo è. Sì, questo siete proprio forti, decise a cambiare, però questa situazione secondo me arriva nella seconda parte di questo gennaio, ok? Quindi ci sono comunque dei contatti, degli inviti, ci sono persone che secondo me sono giustamente anche più propense a conoscervi proprio a livello magari, non so, caratteriale o sessuale anche comunque perché mi è uscito questo. C'è anche una situazione, secondo me, che si va a concludere, quindi una persona che in realtà forse non era così proprio interessata al 100% che potrebbe proprio dileguarsi in questo mese di gennaio. Aprirà sicuramente, le porte a qualcuno di nuovo, ok? Una fine del mese molto più positiva per i single, rispetto all'inizio, ok? Adesso vi abbraccio, vi ringrazio per aver visto la stellina e passiamo adesso alla seconda variante con la polverina verde. Allora, partiamo subito, polverina verde, facciamo così.
Allora, polverina verde per il mese di gennaio 2021. Andiamo a vedere. Tanto vi ricordo che c'è anche il video per i primi 6 mesi, naturalmente, di questo 2021 che si sta per aprire. Ok, lo trovate nella playlist comunque dell'amore e credo anche del lavoro, non sono sicura, ma sicuramente nella playlist dedicata ai sentimenti trovate i primi 6 mesi di questo 2021. Allora, così partiamo con la polverina verde, vedendo un po' l'umore e le energie generali per questo mese di gennaio per te. Allora, vediamo un po' l'umore e le energie generali per questo mese di gennaio 2021. L'umore e le energie generali per il mese di gennaio 2021. Qualcuno qua potrebbe fare meditazione e cercare di rimanere nel momento presente. Vediamo un po'. Potreste avere una figura femminile che vi ha creato delle difficoltà ultimamente, mi fanno vedere questo, eh? Allora. O essere in pensiero anche per una figura femminile. Allora. Io credo che qua, sinceramente, mi stiano parlando di sentimenti. Credo proprio di sì. Credo che qui potreste magari, non so, c'è un qualcosa comunque a livello di sentimenti che potrebbe essersi chiuso. Siete pronte magari comunque a ripartire. Mi fanno vedere questo. Quindi potrebbe anche essere una situazione passata. Sentimenti o potrebbe essere proprio a livello di rapporti, eh? Quindi magari per via di una figura femminile avete chiuso magari un'amicizia. Ognuno qua ha la sua situazione generica. Questo è un interattivo generale, quindi non possiamo sapere chi sono queste persone nello specifico, ok? Però posso sicuramente dire che secondo me vi aspettate un po' un riscatto, l'energia principale la vedo così. Un aspettarsi, secondo me, delle scuse, un riscatto, un qualcosa in più. Credo che pensiate di essere comunque dalla parte della ragione e quindi vi aspettate, mi fanno vedere questa situazione, un miglioramento, un qualcosa in più rispetto a voi. Qualcuno qua potrebbe avere discusso per via di una donna, avere un po' inclinato un rapporto. Per via di una figura comunque esterna, femminile, siete comunque forti nel senso che siete sicuramente pronte a ripartire e a spazzare via un po' le difficoltà, i problemi, anche pronte proprio a conoscere gente nuova. Quindi qua io, come energia principale, come umore, mi sento di dire che è una stesa positiva, assolutamente sì. Quindi siete anche pronte proprio a metterci la faccia, non so come dire, desiderose di avere un riscatto, desiderose di ripartire da zero, appunto anche magari aspettando delle novità, ok? Spero di essere stata chiara. Questa è un po' l'energia generale che mi è uscita, diciamo l'umore, ok? Allora andiamo a vedere gli eventi positivi invece per te. Polverina verde, quali saranno gli eventi positivi del mese di gennaio? Gli eventi positivi, solo gli eventi positivi che ti potrai aspettare. Polverina verde, eventi positivi che ti puoi aspettare nel mese di gennaio 2021. Vediamo un po'.
Si parla di, secondo me, sentimenti. Sì. Allora, come abbiamo detto già prima, il mese comunque è caratterizzato, diciamo, per essere più chiara io, da due fasi, quindi i primi 15 giorni e gli ultimi 15 giorni, ok? Lo dividiamo un po' così, anche per essere un po' più precisa. Mi fanno vedere una partenza del mese dove comunque ti senti un pochino ancora un po' sola o comunque emotivamente un pochino, tra virgolette, sempre sofferente, ok? Qui si parla ancora di una delusione subita. Mi fanno però vedere un miglioramento, quindi che arrivano delle comunicazioni positive. Per qualcuno ci potrebbero essere delle chiamate a livello lavorativo o proprio delle chiamate dal partner, fidanzato. Qua mi fanno vedere comunque delle chiamate, un invito, ma io credo che qua mi stiano parlando soprattutto a livello comunque sentimentale, quindi qualcuno che si fa sentire, che cerca di dimostrarti quanto tiene a te, anche se mi fanno vedere questa è una persona che è un pochino frenata dalla sua razionalità. Quindi è un pochino sì, razionale, non so, però come dire, è proprio parte del suo carattere. Non è che non prova queste cose, ma fa fatica a esternarle, ok? Quindi le cose positive che ti puoi aspettare qui in questo mese di gennaio, posso dire sicuramente un po' di relax, quindi magari anche più tempo libero. Sì, più tempo libero e più conferme, secondo me, a livello sentimentale. Naturalmente sono conferme e chiamate che, siccome una stesa generica, possono riguardare comunque sia l'amore che il lavoro. Io qua a sensazione vedo più i sentimenti comunque. Ok, quindi una partenza del mese dove ancora magari parli di questa delusione subita, ti senti un pochino sola, nel senso magari senza appoggi, ma poi mi fanno vedere comunque che arriva un bel miglioramento, una persona che, esempio, vuole incontrarti, vuole collaborare con te, ti dimostra i suoi sentimenti, ti invita a fare un qualcosa, anche se è una persona, ripeto, come ho detto prima, che potrebbe veramente avere delle difficoltà perché è estremamente magari razionale o è proprio una persona che fa fatica di carattere a parlare, a mostrare quello che prova, ok? Ma ce la farà comunque. Vediamo un po', vediamo un po'. Adesso. Allora, proseguiamo con invece che cosa, diciamo, a cosa devi prestare attenzione. Allora, vediamo a cosa devi prestare attenzione invece a questo mese di gennaio. A cosa devi prestare attenzione, polverina verde, in questo mese di gennaio 2021? A che cosa devi prestare attenzione o a chi, naturalmente? A chi o a cosa devi prestare attenzione nel mese di gennaio? Allora, intanto posso dire che devi provare, da quel che mi dicono le carte qui, ad avere un po' più cura di te stessa e amore per te stessa o te stesso. Forse anche essere meno duro o meno dura rispetto a te stessa, ok? Magari una persona che si critica sempre o che si dà degli aggettivi. Diciamo, devi cercare di amare un po' più te stessa. Qua siamo nella domanda a che cosa devo prestare attenzione in questo mese di gennaio. Vediamo. E alla pazienza, e alla pazienza, la pazienza in generale, con te stessa e con le persone che ti stanno intorno, mi fanno vedere questo. Potresti essere una persona magari estremamente impulsiva, impulsiva, sì. Quindi qua, sia a livello lavorativo
che verso te stessa o verso comunque, sì, verso anche proprio, mi fa vedere proprio l'esterno da casa, quindi anche se ad esempio la situazione fuori dal tuo ambiente domestico è un po' confusa, qua bisogna, a cosa devi prestare attenzione? Qua devi veramente cercare di avere pazienza. Sì, perché potresti dire delle parole di cui poi ti penti. Mi fanno vedere questo, ok? Allora, andiamo ancora avanti e vediamo la situazione economica per te come andrà. Allora, vediamo un po' per questa polverina verde. Vediamo un po' per la polverina verde. Allora, polverina verde. Come andrà la situazione economica per te in questo gennaio 2021? Polverina verde, seconda variante. Come andrà la situazione lavorativa ed economica per te in questo gennaio 2021? Gennaio 2021. Ci sono problemi economici, assolutamente sì, mi fanno vedere questo. Ci sono problemi a livello finanziario, quindi potrebbero esserci veramente delle spese eccessive. Però aspettate un attimo. C'è un qualcosa che si muove sotto sotto. Infatti, cosa abbiamo detto prima? Devi cercare di avere pazienza, anche se magari la situazione ti rende nervosa o nervoso naturalmente. Qua potresti stare, ad esempio, aspettando che un'altra figura in campo lavorativo se ne vada via per sostituirla o che a qualcuno scada il contratto, se ne vada in pensione, chi lo sa. Però la situazione a livello finanziario, insomma, mi fanno vedere delle spese impreviste. A livello lavorativo, secondo me, potrebbe già muoversi qualcosa, qualcosina. Non ci vedo naturalmente ancora, non ti sto dicendo che ti assumono, che no. Se sei, ecco, se sei ad esempio disoccupato, qua posso vederci un nuovo inizio, nel senso magari una chiamata, un qualcosa, un contatto, questo sì, vediamo ancora un attimo. Sì, qua potrebbe essere se sei comunque una persona che ad esempio al momento non sta lavorando, potrebbero arrivare delle semplici chiamate ogni tanto come collaborazione per aiutare qualcuno, però ripeto, la situazione a livello finanziario non è positiva. Non mi fanno vedere questo in questo mese di gennaio, questo grossissimo cambiamento, anche se ripeto, c'è un miglioramento, nel senso che arrivano delle notizie, si parla ancora di cose da mettere a posto, quindi ci sono ancora degli ostacoli, delle difficoltà, ok? Mi fanno vedere questo. Se invece sei già che stai lavorando, se invece stai già lavorando, qualcuno potrebbe. Qualcuno potrebbe far buon viso comunque a cattivo gioco, mi fanno vedere questo. C'è un qualcosa a livello lavorativo che non va bene qua, eh? No, c'è un qualcosa che non è per niente positivo. Sì, io credo che potrebbe esserci un miglioramento nella seconda parte del mese, però la prima parte del mese per tutte e due le situazioni, quindi sia che tu sei già occupata o sia che tu sei in cerca di un lavoro, comunque mi fa vedere una situazione economica un po' così così, quindi magari delle spese eccessive, non fare il passo più lungo della gamba.
e delle situazioni magari proprio anche con i colleghi, non troppo chiare, non troppo positive, non troppo di collaborazione, ok? Mi fanno vedere questo. E delle chiamate così, anche magari proprio, anche magari improvvise, dove non c'è il tempo di organizzarsi. È un po' una situazione. Bloccata, sì, bloccata e confusa per quel che riguarda il lavoro. Non la vedo, purtroppo non lo vedo un mese positivo, No, no, non, no, sia a livello finanziario che comunque a livello, diciamo, di collaborazione con le persone che, ad esempio, collaborano con te. Non mi fanno vedere una situazione troppo facile, ecco, troppo facile, purtroppo. Allora, andiamo a vedere invece per i sentimenti. Vediamo per chi è già in coppia. Allora, vediamo un po' per chi è già in coppia. Per chi è già in coppia, come andrà il mese di gennaio 2021? Allora, per chi è già in coppia, come andrà il mese di gennaio? Vediamo per chi è già in coppia. Allora. Beh, qua per chi è già in coppia comunque è positivo. È positivo perché qua mi fanno vedere che comunque il partner è come se vi cercasse di aiutare, di spalleggiare, ok? Qua pensa a un cambiamento questo partner, quindi mi fanno vedere che voi parlerete delle difficoltà che avete, si parlerà insieme, in famiglia, in coppia, di trovare una soluzione, un miglioramento e mi fanno vedere comunque che avete un partner che comunque magari vi dà qualche consiglio, cercherà magari di parlare con qualche amico, se ad esempio siete in cerca di un'occupazione diversa rispetto a quella che già state facendo ma che non vi soddisfa, ok? Quindi in coppia comunque ci vedo anche dei momenti di passionalità e dei momenti sicuramente molto più tranquilli rispetto all'ambiente lavorativo, ok? Assolutamente sì. Vediamo un po'. Qualcuno potrebbe anche decidere, magari proprio per il futuro, naturalmente lo dico perché mi è uscito, per chi c'è la possibilità, ad esempio, ancora non convive, di andare a vivere insieme, un qualcosa da fare insieme comunque, diciamo nella vita, nel cammino della vita, ok? Vediamo un po'. Quindi fare proprio progetti insieme. Allora, andiamo invece a vedere per i single. Per la seconda variante, il mese di gennaio 2021, vediamo come andrà per i single, per il mese di gennaio 2021. Allora, qui per i single, insomma, lo vedo un mese piatto, ragazze. Lo vedo un mese piatto, lo vedo anche un mese dove sinceramente qualcuno potrebbe riapparire per poi riscomparire. Allora, andiamo ancora a tirare delle carte. Sì, qua ci sono più persone sicuramente, ci sono più persone che potrebbero arrivare nella seconda parte del mese, ma qualcuno qui, le opzioni sono tante, nel senso che qualcuno potrebbe ritornare magari dopo un momento di fermo a farsi sentire per poi sparire nuovamente, qualcun altro invece, sempre per i single, potrebbe cercare di, non so, fare delle promesse inerenti a un cambiamento. Mi fanno vedere questa situazione qui.
Quindi, ad esempio, quando finisce questa situazione dove siamo, ad esempio, lontani, o quando mi separo, chi lo sa, qui si promette un qualcosa che nel tempo cambierà. Mi fanno vedere questo. Ci sono sicuramente nuove conoscenze in questo mese di gennaio per i single, però naturalmente qua non mi fanno ancora vedere proprio la carta della coppia, come dire, in questo mese di gennaio non vedo che vi fidanzate, questo no, ok? Quindi qui, ripeto, qualcuno potrebbe rifarsi sentire nuovamente dopo un momento in cui era sparito. Mi fanno vedere questo, mi fanno vedere questo. Qualcuno potrebbe fare delle promesse inerenti a un futuro, quindi non ti voglio perdere, eccetera, eccetera. Però sono tutte situazioni, naturalmente voi sapete la vostra situazione personale, e sono tutte situazioni un po' così ancora, come dire, devono maturare. Comunque ci sono dei nuovi incontri sicuramente, però credo nella seconda parte del mese, non nella prima parte del mese, ok? Allora, adesso passiamo alla nostra terza variante che aveva il mazzetto dei fiori bianchi e azzurri. Vediamo un po'. Allora, partiamo quindi con il mese di gennaio 2021. Andiamo a vedere quelle che sono le energie principali e l'umore principale di questo mese di gennaio 2021 per voi che avete scelto i fiori azzurri, e vi ricordo che trovate anche il video con le previsioni per tutti i primi 6 mesi dell'anno qui sul canale, naturalmente. Allora, andiamo a vedere quindi terza variante, l'umore per i ragazzi, l'energia generale e l'umore per chi ha scelto i fiori bianchi e azzurri in questo mese di gennaio. Vediamo un po' quale sarà l'energia generale o l'umore. Allora, l'umore è molto positivo, nel senso che qui mi fanno vedere proprio c'è un bel cambiamento, si parte comunque dove si ricevono, diciamo, si parte in modo, come dire, arrivano delle notizie, dei messaggi che cambiano la situazione, mi fanno vedere questo, quindi una nuova ripartenza potrebbe essere in campo lavorativo, ma potrebbe anche essere naturalmente in campo sentimentale. Qui pensate molto alla casa, a qualcuno magari anche a un figlio, a un nipote, mi fanno vedere questo, a prendere ad esempio un animale domestico, potrebbe anche esserci questa opzione. C'è soprattutto la carta comunque dei sentimenti, quindi probabilmente prenderete, come dire, c'è un prendersi cura di se stessi, della famiglia, della casa, abbiamo detto magari un nipote, un cagnolino, un gattino, un figlio, c'è proprio un qualcosa inerente all'amore, al prendersi cura, al nucleo familiare, mi fanno vedere questo, e c'è un cambiamento comunque che coinvolgerà il campo lavorativo, ok? Questa è un po' l'energia generale. Andiamo a vedere adesso. Per quel che riguarda gli eventi positivi, ok? Quindi gli eventi positivi che ti devi aspettare in questo mese di gennaio 2021. Allora, solo gli eventi positivi, andiamo a vedere quali saranno. Eventi positivi per chi ha scelto i fiori. Eventi positivi per chi ha scelto i fiori. Allora, dunque, qui qualcuno pensa all'estero, qualcuno sta pensando comunque, forse anche a un trasloco, a una vendita della casa, mi fanno vedere questo, eh? Vediamo un po'.
Dunque, qualcuno qua. Qualcuno qui, visto che abbiamo parlato comunque di case estero, queste situazioni qua potrebbe veramente. Allora, potrebbe ad esempio parlare con un banchiere, un notaio, qualcuno che ha un'agenzia immobiliare, ad esempio. Qua mi fanno vedere che c'è il progetto di parlare con questa figura, potrebbe anche essere un avvocato, non lo so, c'è un qualcosa inerente a una casa all'estero, ma potrebbe anche essere proprio un trasferimento, un trasloco questo, ok? Come eventi positivi, c'è un qualcosa inerente comunque alle finanze, mi fanno vedere questo, con un piccolo ritardo secondo me, però. Ok, con un piccolo ritardo, però mi fanno vedere un qualcosa inerente sempre a questo trasloco casa. Sapete voi qual è la vostra situazione nello specifico, come sempre. Comunque mi parlano di questo, ok? E lo vedo negli eventi positivi per voi, ok? Qualcuno magari potrebbe trovare la casa dei suoi sogni, perché qua mi fanno vedere un qualcosa che voi vedete, guardate. Quindi potrebbe anche essere semplicemente abbellire la propria casa se non siete in procinto o comunque nell'opzione che mi parlava dell'estero o della vendita del trasloco. Qui c'è qualcosa inerente comunque alla casa. Vedere un qualcosa, potreste vedere delle nuove case o qualcuno che viene a vedere la vostra casa, ad esempio, se la dovete vendere. Ok, c'è un qualcosa di positivo inerente a questa situazione e inerente alle finanze, però inerente alle finanze c'è un qualcosa che è da chiarire, ripeto, questa è una stesa generica, quindi non sarà per tutti così, però diciamo questa è l'energia collettiva, quindi per quel che riguarda le finanze è positivo sì perché c'è, ma c'era anche un po' una carta che mi parlava di una piccolissima delusione, ok? Allora, andiamo a vedere invece a che cosa devi prestare attenzione. Allora, a che cosa devi prestare attenzione? Terza variante, vediamo un po' per la terza variante. Terza variante, a che cosa devi prestare attenzione in questo mese di gennaio 2021? Allora, persone esterne al tuo rapporto di coppia. Qua ci vedo che potresti andare a litigare con una figura femminile o avere dei battibecchi con una figura femminile. Mi fanno vedere questa donna, ok? Una figura femminile che potrebbe, non so, potreste andare proprio a litigare nella prima parte di questo gennaio, quindi a lei devi prestare attenzione. Mi fanno vedere questo. E anche, sinceramente, se sei una persona che ama comunque dare e dare, aiutare, anche questo, cerca di bilanciare un po', perché qua mi fanno vedere che hai proprio forse questa passione nell'aiutare le persone, però se vedi che dall'altra parte non c'è neanche forse la riconoscenza, ecco, a volte cerca di non farti trovare, mi fanno vedere questo, ok? Sì, qua mi fa vedere attenzione, è una figura femminile con cui potresti andare a litigare, con cui poi, diciamo, a specchio, di conseguenza potresti poi avere dei problemi con una figura maschile accanto a lei. Esempio, potrebbe essere una sorella, il cognato, potrebbe essere una figlia, col marito, ok? Sai tu chi è questa donna, naturalmente. Allora, andiamo a vedere un po' invece, ecco, facciamo la domanda, come andrà la situazione a livello economico e finanziario per te, terza variante? Allora, situazione a livello economico e finanziario.
per gli amici della terza variante con i fiori. Ecco, le discussioni potrebbero proprio nascere per via dei soldi. Allora, come andrà la situazione a livello finanziario ed economico per te nel mese di gennaio? Molto bene. Ci sono delle cose da mettere a posto, ma alla fine ce la farai, mi fanno vedere questo, ok? Quindi qua mi fanno vedere entro la fine del mese e quindi secondo me ci vorrà tutto il mese di gennaio 2021 per mettere fine alle difficoltà. Però la situazione a livello comunque finanziario ed economico mi fanno vedere che cambierà per il meglio. Quindi se ci sono degli ostacoli, dei problemi, si chiuderanno, si troverà una soluzione, non senza delle discussioni, ok? E adesso andiamo a vedere. Sì, comunque mi fanno vedere sempre questa carta inerente alla casa o al lavoro, quindi qualcuno avrà proprio un nuovo inizio, ok? Quindi il mese di gennaio probabilmente sarà un mese un po' turbolento, dove per carità magari ci sarà semplicemente da girare per uffici, girare per banche, parlare con persone o nuovi colleghi, ma mi fanno vedere proprio che entro la fine di questo mese di gennaio gli ostacoli e le difficoltà troveranno finalmente una fine, una soluzione. Ok? Allora, passiamo invece adesso alla parte dedicata ai sentimenti. Quindi, per te che hai scelto la terza variante, se sei in coppia, vediamo cosa ti posso dire. Allora, vediamo per te che hai scelto la terza variante, se sei in coppia. Vediamo che cosa ti posso dire per questo gennaio 2021. Vediamo un po' come andrà la tua relazione. Allora, qualcuno qua piace stuzzicare un po' il partner, eh? Perché a me qua fanno vedere un po' confondere il partner, mi fanno vedere la carta dell'infedeltà. Quindi, secondo me, io lo interpreto così. Quindi, magari essere un po' misteriosa, essere un po'. Vediamo comunque, vediamo. Qui c'è una figura femminile che vi crea problemi, eh? Mi fanno vedere questo. Mi fanno vedere una donna che crea problemi. Potrebbe anche essere semplicemente una parente, eh? Non per forza deve essere un amante. Allora, mi fanno vedere proprio gli ostacoli che arrivano da questa figura femminile ed è inerente alla vostra coppia. Questa è la stessa per le coppie. E comunque avrete sicuramente il partner che cercherà di mettere a posto le cose, quindi state tranquille. Mi fanno vedere solo un inizio del mese dove potrebbero arrivare dei battibecchi o dei problemini da una figura femminile, ma ecco, abbiamo comunque la carta dell'amore, quindi comunque tutto si risolverà, anche il vostro partner mi fa proprio vedere che cerca una soluzione, che parla inerente a un miglioramento. Non, a parte appunto qualche altarino che potrebbe saltare fuori, però è un mese anche passionale, quindi qua mi fanno vedere un po' la carta dell'infedeltà, quindi questo vuol dire che probabilmente le persone che si sono comportate, diciamo che verrà fuori la vera essenza delle persone che vi circondano, eh? Mi fanno vedere questo. Okay? Magari persone che non hanno neanche niente da fare, perché io ci vedo questo. Persone che non hanno niente da fare, che esempio pretendono, non,
C'è un qualcosa comunque a inizio del mese, che è portato da una figura femminile, da una donna, mi fanno vedere questo. E vedo anche che comunque il vostro partner cercherà di sistemare la situazione, di mettere un po' una toppa, una pezza a questa. Qua mi fanno vedere delle notizie inerenti a una bugia, quindi un qualcosa anche secondo me nelle coppie. Che potrebbe saltar fuori, mi fanno vedere questo. Andiamo invece a vedere per i single. Allora, vediamo un po' per i single cosa possiamo dire invece per questo gennaio 2021. Allora, per i single, questo gennaio 2021, vediamo che cosa possiamo dire, cosa possiamo vederci. Vediamo un po' per i single. Vediamo un po'. Ecco, vediamo. Beh, qui avete probabilmente già una persona, eh? Non lo so, qua io comunque ci vedo una figura, soprattutto nella seconda parte del mese di gennaio, una figura. Naturalmente maschile o femminile, perché sono stese che valgono per entrambi, comunque mi fanno vedere che prosegue la situazione del non voglio impegnarmi, ok? Fanno vedere questa figura qui che potrebbe essere veramente un bellissimo ragazzo, una bellissima ragazza, potrebbe avere qualche anno anche in meno di voi, potrebbe appartenere ai segni di acqua, comunque lo conoscete già. Fanno vedere questo qui che soprattutto. Nella seconda, mi fanno subito vedere la seconda parte del mese di gennaio, quindi la prima penso che sia un pochino fiacca, un pochino piatta soprattutto. E ci sono sicuramente dei contatti, ci sono sicuramente dei dialoghi con questa persona qui, però mi ribadiscono il fatto che questa persona non si vuole impegnare, e oltretutto mi fanno vedere altre figure purtroppo presenti, quindi comunque non si vuole impegnare. È probabile che non si voglia impegnare perché in giro è una persona che si guarda un po' intorno. Ok, questa era anche la stesa di gennaio. Spero che vi faccia piacere, che vi abbia fatto piacere. Fatemelo sapere sotto nei commenti, come sempre, che vi leggo tutti. E un abbraccio e a presto, Luce.